Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale con le news della settimana. Il format del canale più amato da tutti quegli infamoni di iscritti che continuano a mandarmi foto di Funko Pop chiedendomi di fare gli unboxing, ovviamente per sfottere. Ma ragazzi, non mi avete mai. Adesso passiamo a quella che è la ciccia di questo video, le news di questa settimana. Una settimana dedicata principalmente a Star Wars, almeno per quanto riguarda Hot Toys, e avremo anche qualcosina in ambito sideshow. Quindi, amanti di Marvel, DC e quant'altro, dovete aspettare la fine del video per andare su ilcolossodinerd.com e vedere quali sono gli ultimi arrivi sul sito. Cominciamo quindi con il primo rilascio in casa Hot Toys e in ambito Star Wars. Sto parlando del Grande Ammiraglio Thrawn, un rilascio che ha sorpreso un po' tutti, soprattutto me, perché è stato in realtà anticipato. Era previsto per un periodo che andava da ottobre 2024 a marzo 2025, invece questa settimana è stato finalmente rilasciato, dando inizio a quella che è la wave di doll dedicate proprio alla serie TV di Ahsoka. Personaggio, secondo me, molto bello, molto ben caratterizzato. Un gran bel cattivone che a me piace tantissimo. Mi piace nella sua interpretazione, nell'interpretazione che è stata fatta dall'attore in Ahsoka, ma ho imparato a scoprirlo, a conoscerlo nella serie animata Rebels. Quindi sono veramente molto contento che questa release sia stata anticipata e non vedo l'ora di averlo tra le mani, ragazzi. Andiamo a vedere un attimino come state vedendo a schermo qualche foto. Andiamo a vedere quelli che sono i dettagli di questo throne. Innanzitutto l'head sculpt, secondo me, è meraviglioso, il lavoro è eccellente in questo caso, quindi sono veramente molto soddisfatto, sono le sembianze dell'attore che interpreta Thrawn in Ahsoka. E una doll abbastanza semplice, quindi adesso vedremo fra poco le specifiche, ma comunque occhi che possono essere ruotati, quindi il purse. Abbiamo una pistola, un blaster e una sorta di basetta diorama con l'ologramma dello Star Destroyer. Un semplice datapad come accessorio, nulla di particolare. Basetta classica, rettangolare in stile Star Wars per quanto riguarda Toys. E poi il vestito, ovviamente in tessuto, con delle parti in pleather, gli stivali, ahimè, e la cintura. Andiamo a vedere qualche dettaglio, ragazzi, stiamo parlando del TV Masterpiece 116 e 32 cm di altezza, 30 punti di snodo. Come vedete, prima era previsto per l'ultimo quarto del 2024, primo quarto del 2025, quindi sono molto felice, ripeto, che sia stato anticipato. Come vedete, non ci sono solo ritardi, ma a volte qualcosa si anticipa, come abbiamo visto anche per Wolverine qualche settimana fa, quello di Ono. E abbiamo quindi 7 paia di mani intercambiabili, come vi dicevo prima per quanto riguarda gli accessori. Il costume è l'uniforme da ufficiale dell'impero, di colore bianco ovviamente, stivali e la cintura, una pistola e poi vediamo il datapad come vi annunciavo e l'ologramma dello Star Destroyer. Quindi ragazzi, nulla di particolare, io devo farvi un appello prima di procedere. Io l'ho preordinato e sono contento di essermelo messo in saccoccia. Però ho un grande amico nonché iscritto al canale che purtroppo non è riuscito a preordinarlo in tempo. Quindi se qualcuno di voi magari l'avesse preordinato e non lo vuole più e vuole cedere il preordine, insomma, a questo mio amico, ragazzi, vi chiedo la cortesia di scriverlo qui sotto nei commenti e fatemi sapere ovviamente cosa pensate di Tron. Andiamo avanti invece con il vero e proprio annuncio, sempre in ambito Star Wars, Chewbacca tratto da Episodio 5 con il C3PO disassemblato sulla schiena. Questo l'avevamo già visto in occasione del San Diego Comic Con, quindi non è una sorpresa. Questa cosa del San Diego Comic Con so che funziona così per le fiere, ragazzi, però mi ha tolto un po' il gusto di vedere i nuovi annunci, il gusto della sorpresa. Però qui stiamo parlando di un altro capolavoro per quanto mi riguarda, notevolmente migliorato rispetto a quello di episodio 4 che avevo recuperato qualche mese fa e che aveva raggiunto anche un valore economico anche abbastanza importante insieme ad Han Solo. Qui secondo me il miglioramento, vi ripeto, è netto a livello qualitativo, a livello di head sculpt e quant'altro. Stiamo parlando tra l'altro di un pezzo ovviamente con
e il pelo innestato, vabbè, come era anche quello di episodio 4. Non avrà un secondo head sculpt, perché qui lo vedete infatti con bocca chiusa e bocca aperta. Non si tratta di un secondo head sculpt, ma della mandibola che è articolata. Infatti siamo proprio qui, appunto c'è la possibilità di ruotare gli occhi e anche la mandibola articolata. Quindi questa è un'importante novità, sono molto contento di questa cosa, sono anche curioso di vedere come sarà effettivamente. Una cosa che mi preme precisare è che secondo me, ragazzi, non mi sembra che sia specificato, di solito viene specificato il contrario, ovvero il C3PO, i vari pezzi di C3PO non dovrebbero essere diecast, ma dovrebbero essere plastica con verniciatura cromata. Quindi non vi aspettate chissà cosa a livello di pesantezza di C3PO, e direi anche per fortuna, perché poi per chi lo voglia esporre sulla schiena appunto di Chewbacca è meglio che pesi un pochino di meno. Solo che secondo me qui hanno voluto riprendere una scena particolare di episodio 5 in cui appunto C3PO era stato sparato da uno Stormtrooper, se non ricordo male, e quindi Chewbacca, Cloud City, se lo porta sulla schiena e se lo porta via. Bella la scena e tutto quanto, ma secondo me va ad alzare tantissimo il prezzo di questo Chewbacca. Infatti vedremo fra poco il prezzo Sideshow, e secondo me è un tantino alto, ragazzi. Comunque andiamo a vedere qualche specifica, giusto per parlarne due secondi. Movie Masterpiece 766, altezza 36 cm, 30 punti di snodo. Chewbacca è previsto per il terzo, quarto del 2025, ragazzi, quindi dovremo aspettare ancora un annetto buono, anche qualcosina in più. Avremo 6 mani intercambiabili, avremo una balestra, la classica balestra di Chewbacca, e un blaster. Poi tra gli accessori abbiamo la bandoliera, per quella appunto che siamo abituati a vedere su Chewbacca, e le varie parti di C3PO che, come vedete, non includono la parola diecast, quindi presumo, appunto, sono quasi certo che sarà in plastica con una sorta di cromatura, e ci sarà anche la testa che sarà con le batterie, quindi a LED, non USB per fortuna in questo caso, sono contento, ma con le batterie. E quindi avremo anche una rete ovviamente per portare C3PO e le handcuffs, ragazzi, non mi sfugge la parola in inglese, però ecco, adesso andiamo a vedere un attimo il riepilogo. La borsa, dovrebbero essere le manette, quindi scusate, non mi veniva in mente. Vedo che anche la basetta è quella circolare, quella introdotta con le nuove doll di Star Wars. Quindi io mi ritengo parecchio soddisfatto per questo Chewbacca, perché è veramente bellissimo secondo me a livello di head sculpt e tutto il resto. Vabbè, tutto il resto è veramente poco visibile. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso, appunto, come vi dicevo, è il prezzo. Prezzo Sideshow 397€, mettiamo 400€. Ad oggi ancora non è uscito il preordine su ilcolossoinnerd.com, uscirà ovviamente nei prossimi giorni, però mi aspetto un prezzo italiano di 450-460€, che è parecchio, è il prezzo praticamente normalmente di un Iron Man diecast. Quindi o mi sto sbagliando io e quel C3PO è diecast, ma non credo proprio, oppure comunque è l'ennesima trovata per alzare un pochino il prezzo. Una cosa che non vi ho fatto vedere però, ragazzi, e me ne ricordo soltanto adesso e cerco di rimediare subito, è che un attimo solo, è stato praticamente fatto vedere una nuova Leia tra le foto di Chewbacca. C'è praticamente la foto di Leia, che qui non so se quando vi ho fatto scorrere le foto l'avete vista, ma credo di no. Eccola qui. E questo è un altro scoop, un'altra doll, praticamente un annuncio non annuncio, come spesso fa Hot Toys. E questa sarà la Leia di episodio 5, quindi non vedo l'ora di vedere, di avere appunto come annuncio. E ovviamente anche questa non potrò perdermela. Davvero bellissima, sembra realizzata davvero molto bene. Anche se le Leia in generale sono sempre state realizzate abbastanza bene da Hot Toys, quindi mi posso ritenere sempre abbastanza soddisfatto. E quindi, ragazzi, anche questo diciamo che è un annuncio nell'annuncio, e sono veramente molto molto contento. E vi dicevo, quindi, per il prezzo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se nonostante tutto lo prenderete,
da ovviamente accostare all'anzolo, il nuovo anzolo che però è tratto da episodio 6, però secondo me Chewbacca anche con un prezzo così alto, ragazzi, non si può lasciare lì. Poi, novità in ambito Sideshow, sempre per quanto riguarda Star Wars, ragazzi, due parole velocissime. Sideshow ha annunciato questa nuova lineup, questa nuova wave di personaggi, sempre a tema Star Wars, che si chiama Scum and Villainy, cioè tipo schifo, feccia e malvagità, cattiveria, una cosa del genere. Quindi sono delle doll, come vedete, le prime 5 sono state già svelate, poi ce ne sono altre 7, quindi un totale di 12 doll che vediamo qui sullo sfondo. Correggetemi se mi sbaglio, ma dovrebbe essere così. Le prime 5 sono state svelate, e dei primi 2, e sto parlando di Greedo e Ponda Baba, sono usciti già i preordini. Poi le altre tre saranno Evazan, Garindan e Labria. Scusate, ma i nomi, ragazzi, non me li sarei mai dimenticati da solo, insomma, senza leggerli. Quindi, molto fighe. Il prezzo, adesso non vi apro il dettaglio, ragazzi, perché non voglio soffermarmi troppo, ma il prezzo secondo me è anche abbastanza alto. Vi posso aprire, per esempio, Grido. Stiamo parlando di 280 dollari, quindi 258 euro circa. Quindi prezzo italiano, essendo comunque, non essendo un pre-order asiatico, ma un pre-order europeo, un pre-order americano, mi aspetto più di 300 euro per quanto riguarda l'Italia. Stiamo parlando di doll in edizione limitata, che secondo me sono un po' di nicchia per proprio l'amante di Star Wars che vuole andarsi a ricreare la Mos Eisley Cantina. Sono dei personaggi bellissimi, secondo me ognuno ha le sue particolarità. Sono i vari mercenari che troviamo all'interno della cantina Mos Eisley, e non solo ovviamente, e vanno a costituire quella che è appunto un bellissimo, con un bel background, un bel diorama. Sarebbe veramente una figata ricreare qualcosa del genere. Però, ragazzi, per delle doll del genere, con la qualità Sideshow, che è aumentata tanto notevolmente negli ultimi anni, ma in passato ha avuto qualche problemino, direi che 300 e passa euro per delle doll un po' più marginali come queste, appunto, bisogna essere dei veri e propri fan per riuscire ad accaparrarsele, per non farsele sfuggire. Ora, ragazzi, arriviamo alla fine del video perché sono arrivato lungo come al solito. Scusate, mi sono perso un po' in chiacchiere. Siamo con gli ultimi arrivi su ilcolossodeinerd.com, che vi invito sempre a visitare, ragazzi, e per vedere quelli che sono gli ultimi arrivi, le ultime novità in ambito action figures, dolls e quant'altro. E l'ultima volta eravamo rimasti sull'Asmus Toys di Devil May Cry di Dante, e ho una nuova aggiunta, scusate, non ce la faccio più a parlare, è questa NECA di Alien Romulus, l'ultimo film dedicato ad Alien. Davvero uno spettacolo, qualità NECA, quindi una garanzia. È uscito il preordine di Kidpool di Hot Toys a 259 euro. Per quanti di voi fossero interessati ad acquistarlo per andare a ricreare la famiglia Pool, si faccia avanti. Poi abbiamo una bellissima statua di Tomb Raider di Lara Croft al prezzo di 75 euro, raga, è tanta roba, quindi date un'occhiata. E poi, sempre rimanendo in ambito 1-6, la Tri-Zero ha fatto questo Soul Survivor, quindi questo maschio, questo uomo sopravvissuto, insomma, perché non ha i diritti, ovviamente, Fallout. Anzi, no, ce l'ha i diritti di Fallout, Tri-Zero, ragazzi. Quindi, vabbè, perché è un personaggio generico, scusate. Personaggio generico, appunto, di Soul Survivor, quindi il personaggio creato che è genericamente, appunto, un maschio sopravvissuto. E questo quindi è la doll in scala 1-6. Abbiamo visto che Tri-Zero abbia già fatto altre doll in ambito Fallout, le varie armature, le varie cose. Quindi, raga, dateci un'occhiata se siete degli appassionati. Bene, raga, detto questo, scusate, in questo video ho fatto un po' di confusione, ma sono giornate un po' particolari. Tanti iscritti con cui mi trovo a parlare sanno che sono un po' immischiato in tantissime cose. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di Throne. Se l'avete preordinato, ragazzi, fatemi la cortesia, fatemi sapere per quella cosa, per il mio amico, per il preordine. E fatemi sapere anche di Chewbacca, ma anche se so che tantissimi di voi lo preordineranno. E soprattutto cosa pensate di questi prezzi così alti, sia per Sideshow che per Chewbacca. Detto questo, ragazzi, io vi rinnovo buona domenica. Intanto, mentre voi vedrete questo video, se lo guarderete di domenica, io sarò al San Marino Comics, forse vi metterò un video.
E niente, buon inizio di settimana ragazzi, ci vediamo al prossimo video, martedì e poi giovedì con l'unboxing. Ciao raga, a presto!